Forse vi scandalizzerò dicendovi una cosa, che questi bambini mangiano più quando c'è la guerra, durante la guerra, che il dopo. Perché? Quando c'è la guerra aiutano tutti, ci sono aiuti che arrivano da tutto il mondo, perché veniamo sensibilizzati. Finita la guerra, nessuno se ne occupa più. Se non progetti portati avanti da impiegati, da gente che prende i soldi, diventa un lavoro. È giusto che ci sia anche questo. Ma di aiuti umanitari realmente cosa rimane? La Bosnia Erzegovina è oggi una repubblica democratica costituita da due entità, la Federazione Croato-Bosniaca e la Repubblica Serba di Bosnia. Oltre agli evidenti segni della guerra, rimangono ancora le tracce di un passato plurisecolare che ha visto l'incontro tra Oriente e Occidente, tra popoli e culture diverse. Un passato che ha conosciuto il dominio romano, slavo, austro-ungarico, ottomano e il governo socialista di Tito. I minareti, le chiese cattoliche e ortodosse, con le loro differenti architetture, condividono da secoli lo stesso territorio, che intonate fino a ieri per invocare la guerra, si trovano oggi a dialogare per un futuro di pace e convivenza civile. La Bosnia-Erzegovina è il più vecchio paese dei Balcani. Se pensiamo alla Bosnia-Erzegovina collegandola al Trattato di Dayton, rischiamo di essere incompleti. Questo paese non è nato a Dayton, esisteva già da prima. Le sue frontiere sono state tracciate nel 1699 con la pace di Karlovac. La nostra scuola, la Medresa, è la più vecchia della Bosnia e risale al periodo ottomano. Era attiva fino al 1918, poi venne chiusa in seguito ad una espropriazione. In realtà non poteva sostenersi, per cui rimase chiusa fino al 1995 e da allora abbiamo ripreso le nostre attività. Ma, mi ripeto, esiste da 450 anni. Sono l'imam capo della comunità islamica di Mostar. Vorrei accennare ad un fatto molto importante. L'Islam esiste in Bosnia da centinaia di anni. Abbiamo avuto molti conflitti e guerre mondiali, ma mai si è vista una tale distruzione. È stato sorprendente che l'odio sia arrivato fino a questo punto, fino a distruggere questi importanti esempi di architettura islamica. Sì, io penso che l'Islam sia pronto per l'Europa, non solo, ma per il mondo. Mi chiedo quanto l'Europa sia pronta per l'Islam. Il periodo natalizio in Bosnia è uno dei momenti più particolari dell'anno,
Tre sono i Natali che si susseguono: quello cattolico dei croati del 25 dicembre, quello ortodosso dei serbi del 6 gennaio e il Bayram, la festa musulmana, che come le altre due sa restituire tutta la magia di questo periodo. Tra processioni e pellegrinaggi si snoda il popolo dei credenti della Repubblica Serba di Bosnia nel giorno di Natale. I pope stringono la comunità attorno ai fuochi accesi in un'atmosfera di festa. Il simbolismo della Chiesa ortodossa rimane ancora forte tutt'oggi, quasi a ribadire la sua netta distinzione dal resto del paese. È vero che sono stati tantissimi soldi provenienti dai paesi arabi vincolati per la ricostruzione delle moschee, e dobbiamo dire che sono stati i paesi arabi quelli che hanno deciso di dare una mano a Bosnia proprio nel momento quando tutti gli altri stavano zitti, cioè quando non hanno fatto niente, perché l'Europa forse era confusa, forse non capiva che cosa succedeva, e così i fratelli musulmani in un certo modo volevano aiutare loro fratelli in Bosnia che erano abbandonati, che erano lasciati senza niente. Non dobbiamo dimenticare i piani, i programmi di una grande Serbia e di una grande Croazia. E abbiamo avuto i musulmani nel panino, nel sandwich tra loro. Io lo dico sempre e devo ripetere, come mi vergognavo durante la guerra a dire che ero un giornalista perché i giornalisti facevano schifo, mi vergognavo a volte a dire che sono un croato, perché sono stati croati a distruggere la mia città. Proprio i croati cattolici che portavano la croce fissa sono stati loro a far colorare, crollare il Ponte Vecchio, a distruggere la parte bosniaca della città. E poi si parla di un integralismo islamico e integralismo cattolico come non fosse mai esistito. Dobbiamo essere soprattutto autocritici, cioè dobbiamo partire da se stessi. Ci occupiamo sui campi minati, facciamo il monitoraggio dei campi minati. Il periodo che vengono bonificati i campi minati è da marzo a ottobre, perché capite benissimo, non c'è la neve, quindi possono lavorare. Questo materiale viene consegnato spontaneamente dal personale autoctono del posto. Generalmente vengono fatte delle operazioni dove vengono impiegati tantissimo personale sul territorio, dove vanno a bussare porta per porta chiedendo se vogliono consegnare del materiale di spontanea volontà. E questo è il materiale che generalmente viene consegnato, quello più che capita più spesso trovare sul territorio. Vicino all'aeroporto, no? Sì. C'è una zona che avevano la convivenza con le mine, vicino a un bar, cioè c'era un bar che si passava, anche voi passavate con la macchina, c'era un bar e tutto attorno c'erano le fettucce del campo minato. L'hanno sminato l'anno scorso a maggio, però fino a 9 anni a venire qua nessuno si interessava, però c'erano i bambini, lei vedeva i bambini che giocavano e ci passavano attorno. Adesso l'hanno sminato. Però i bambini già sapevano che se mettevano il piede fuori di quel punto là, sicuramente si facevano male. Međugorje, fortezza del cattolicesimo, la Lourdes dei Balcani, meta di tanti pellegrinaggi anche da paesi stranieri e confinanti. Una dimensione che parla di un cristianesimo primitivo, arcaico, di un misticismo lontano dalle società industrializzate, e che nella Bosnia del dopoguerra ha saputo trovare una rinnovata funzione sociale. Oh, salve signori, Italia,
l'Italia è bella. A quel tempo di guerra siamo detto, noi siamo pochi, 700 ebrei con 600 dollari da quella banca ebrea di America, di Joint, un'associazione di tutti gli ebrei del mondo, e siamo detti non possiamo prendere quei soldi, ma comprate medicamenti in Italia, in Svizzera, in Germania e portate questo qui per feriti. E il nostro presidente, quando è prenduto da Spalato, lori, come si dice, lori, camion, 5 camioni con medicamenti. A quel tempo croati, una formazione militare, musulmani seconda e serbi terza. Hanno fatto guerra a un triangolo. E quando è venuto a Mostar dice, tu prendi per nostri medicamenti, no, io porto anche per voi, perché lacrima di mamma di serbi e di musulmani e di croati, non c'è differenza, quando piange per ferito figlio, lacrima è salata. Concerts here, and it was called Rock Under the Siege, you know, so there was Rock Under the Siege 1 and Rock Under the Siege 2, so there were a lot of young people around here, they were suffering, you know, under siege Sarajevo, so they didn't have anything else to do, they just played, you know. Even he's from Banja Luka. He's from a town which is now Republic of Srpska, you know, and he cannot go back home because they're saying, what I don't understand is this nationalism. I thought we went over it in the 40s, you know, but now you can, you know, people are still, I don't know how to explain it, you know, because people here are still fucked up in their ways. We were born in communism, and until I was 10 years old, until the war started and everything, I didn't even know what is God, what is Jesus, what is Allah. I didn't know about it because I grew up in a atheist family, you know, so they just brought me up with a general human values, you know what's so fucked up, like when they persecute you because you're a Muslim, but you're not actually real Muslim. Yeah, you're just by name Muslim. Yeah. And they say you're Muslim, you have to do this, and you don't do this shit, but you have the name, and you think fuck. They persecute me because of that? Fuck, I'll be there. Because they do such terrible things because of that. They made you. They made you an extremist. When I was 10 years old, I managed to escape to Croatia. And I wanted to attend school. And they told me, no, you cannot attend in Bakar. That's
small town near Rijeka, and they told me, no, you cannot go to school because you're a Muslim. And I never heard before in my life that I'm a Muslim, so and that's why we fucked up, you know. And everybody in the world thinks that Bosnia is some fucked up shit country where Muslim extremists are walking around with, you know, beards and shit, but... I'm a Muslim, like me. We, as young people who grew up in you know, we're influenced by West, by East, by Islam, by Christianity, by Judaism, by all kind of religions, so we believe in all that. Me, my, you know, I believe in good, so what I believe, you have to be a good man, you have to make something out of your life. That's all I expect from life, you know. And I expect from anybody else to be the best what you can do in your life. Yeah, like any other in the world, you know, we just want to live, you know, just let us live. You know? Još jedna bolest ti reprezent. Tri bolesne igrača. Za sve, za vas. Braćo, za jebeni moj bas. Za nas ko se kolj, ova glazba je spas. Roka će nas, a ja ću za djevojke. Za utegnute bakšu i povećane dojke. Djevužimo ko sojke za cugere i stripa. Košare također, to naša je ekipa. Zika kao pipa, kruži moj grad. Od oborom se i dalje, ne rastaje s fasadom. Za hejtere smo kupa ovu pesmu spremili. Napadaju s leđa, ali mi smo se pripremili. Odmah su zanemili, kad su čuli ovo. A za federalce imam nešto novo. Ovaj život je ko slovo i lahko se čita. Dileri su raja, završite mi šita. Žastovi ko hita, pričama na zdravi. Lutaju po gradu ko muhe bez glave. A za jebene elite, luzere i stuhe. Repam za budale, čorave i gluhe. Repam za psihu i ostalu braću. Da možda rekla buras i ja neka staću. Za luzere dobitak imamo u šteku. Za fukare 20.000 na čeku. Real bad life, bad life. To life mean you're living on the streets, you know. Living on the streets, but is too much pain, suffering, no money, no job. But you have a place to sleep, but you don't have job, you don't have money for record your music. It's bad, so bad. So bad life. So bad life. It's not but good. But we're doing rap. Rap. It's people who hear that. Thug life. Rap. This is Bosnia's life. Bosnia's thug life. Yeah. Yeah. Dobre žice, on stavi u šteka, za ček se ne brini, uradit ću što mogu.